Continuate a sedervi perché lo spettacolo si vede seduti. Perché non state in piedi, vedo delle persone in piedi. Ho con me un grande collega molto importante che mi segue da almeno un anno. Sergio Spaccadento! Sergio è un mio collega, autore, attore, montatore, doppiatore, ballerino, stupratore se non sbaglio. No, solo due volte. E con lui scriviamo gran parte dei nostri, come si dice, delle nostre cazzate. No, opere letterarie di valore artistico. Opere letterarie di valore artistico, e tra di noi è nato anche un certo feeling, se vogliamo. Come noi, comunque il nostro lavoro consiste nel cazzeggiare. Sì. Cazzeggiare. E capita che tra un lavoro, una scrittura e un'altra cioè, si lavori ancora scappi, di più. No, ci scappi qualche tenerezza, qualche bacetto. Perché non vuoi? La parte più divertente, più. No, in realtà in questo mondo in cui le relazioni eterosessuali sono ormai relegate a dei fugaci appuntamenti che durano un mese, finalmente riscopriamo una sana amicizia e un po' di omosessualità. Grazie a Viva la Cultura, festa della cultura e dell'Europa creativa. Siamo 8 novembre 2014 a Perugia, festival di Maggi Mario. Maron! La luce! Ma guarda quanta gente c'è, ma ragazzi, ma siete davvero numerosi, ma io non ho mai visto tanta gente in un solo teatro. Come vedete, ho un telecomando, costa 3 euro, l'ho preso da eBay l'altro giorno per sembrare più professionale. Maccio Capatonda e Sergio Spaccamento, stasera è l'intervista a questi due sul palco, chiunque essi siano. Che saremmo noi, no? E ovvero... questo è il gioco di parole che ha creato lui, lui scrive i testi. Sì. Molto simpatico. Ovvero tutto quello che avreste voluto sapere su Maccio che comunque non saprete mai e soprattutto chi caspiterina è quel bel ragazzo single, accanto a lui, eterosessuale. A volte. Allora, innanzitutto vi domanderete il perché diavolo avete pagato ben 5 euro per vedere questi due sul palco. E mi sembra questo è il momento della serietà. So comunque soldi. Oh no. La scopa! No, questo era un gimmick divertente per farvi ridere, per introdurre quello che... In realtà a noi ci servono per comprarci questa barca. Navigare su internet! No, basta scherzare, è il momento più serio. A noi servono in realtà entrambe. Come navigare? Vabbè, dillo serio. Vabbè, ok. IPO. Increasing People Opportunities. È una onlus con sede a Perugia che dal 2004 e aiuta con dei progetti di solidarietà l'Etiopia. Grazie. Va bene, allora, che cosa ci propone la sera? Un inatteso ritorno. Mario! Un'amicizia ritrovata. Non sei cambiato per niente. No. Quella Varesi non ti ha mai abbandonato. Mai. Un passato che si ripresenta. Che bello rivedervi dopo tanto tempo. Ragazzi, andiamo a fare una bella cena tutti insieme. Sì, dai, una pizzata, come vecchi tempi, eh? No, io non posso.